Deve essere valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi dai cittadini ed eroga credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo. È questo l'obiettivo del gruppo Lega Nord Senato, che ha chiesto e ottenuto la discussione entro inizio dicembre in Commissione Finanze del disegno di legge delega per la separazione dei modelli bancari. Beh, noi abbiamo già presentato e dovrebbe andare in discussione un disegno di legge per la separazione delle funzioni dalle banche, che è uno dei motivi che ha creato questa grave crisi a livello internazionale, cioè che una banca oggi fa sia un servizio al credito ordinario e normale, sia fa investimenti. Un obiettivo per la Lega Nord che parte dalla considerazione che gli effetti della crisi del sistema finanziario avrebbero potuto essere più contenuti se il principio della separazione tra banche commerciali e banche d'affari fosse stato in vigore nel sistema paese. È dimostrato dall'inizio della Lehman Brothers e della vicenda americana, purtroppo, e da lì poi a catena in tutti i paesi europei e anche in Italia, che la commistione fra la banca di investimento e la banca di credito non può che creare dilatazioni dell'impiego della moneta, del denaro, finanza virtuale, e quindi poi queste bolle che sono state così devastanti per tutto il sistema finanziario economico.